che io sono convinto che la differenziata voglia fatta perché viviamo in un mondo che altrimenti ci pianteremmo così dentro nella M, però ci sono anche dei saltroni e i saltroni andrebbero presi per i capelli tirati. Io dico, questo sistema nuovo che andrà in vigore abbastanza presto, noi siamo in grado, sì, siamo in grado noi di, cioè quello che adesso, come diceva Fabio prima, passa e non lo mette nel bidone della sua via, lo mette in un altro bidone. Questa persona qua, quando lui troverà i bidoni chiusi, cosa succede? Molti, secondo me, boom, perché noi vediamo in tante zone dove c'è verde pubblico, ci sono bottiglie di plastica, di vetro, lattine, carta, c'è di tutto un po'. Allora io dico, non è che con questo noi andiamo a incentivare questa gente che anziché buttarla nel cassonetto la butta nel fosso o quant'altro? Bene, c'è ancora qualcun altro? Beh, niente, altrimenti le ultime risposte e poi chiudiamo. Stefani, dà le risposte, non c'è più nessuno. Allora, a sola, sui tassonetti del mercatino, non vedo più sola. No, chiedo scusa, c'è Lida che mi ha chiesto la parola. Parliamo di forzatura. Io sono un'eco volontaria, cioè, perché lo voglio io. Il problema della carta per Natale, scatoloni interi, a me veniva così, ne ho disfatti tanti per metterli dentro. L'altro giorno, perché da noi c'era quell'apertura della carta che si apriva tutto, mettevano cartoni interi, dopo due minuti era pieno, adesso ci hanno messo quello con la fessura, cosa è successo? L'altro giorno l'hanno sollevato con un cartone grosso, così si è sollevato tutte e due le parti. Io odio questa cosa, ho provato a spingerlo dentro, l'ho spinto dentro, il bidone fa boom! Beh, cioè meglio come aveva fatto a venire a bagaille. Può capitare. Volevo dire solo quello per la forzatura, potrebbe essere. No, adesso se mettete il bidone che si può aprire, i cartoni sono tutti interi, nessuno li rompe. Bene, se non c'è più nessun altro, le conclusioni. Sola che non lo vedo adesso, sì. Allora, sul mercatino, sui tassonetti di via Berlinguer per il mercatino domenicale, lì allora intensifichiamo l'impegno con gli ecovolontari e con le guardie ecologiche volontarie a venire quando partirà il servizio di cassonetti chiusi per parlare con gli operatori di quel mercatino per trovare modalità insieme in maniera il più possibile pacifica e tranquilla perché loro possano conferire il cartone schiacciato dentro al cassonetto del cartone con una tessera che gli forniremo. Vediamo, ci sarà un responsabile del mercatino che avrà la tessera che potrà aprire il cassonetto della carta e mettere la carta, quello che è organico lo metterà nell'organico e speriamo di risolvere assieme agli esercenti stessi, gli ecovolontari, le guardie ecologiche volontarie, questo problema che so che c'è lì in via Berlinguer per i gallinacci, come li chiamate tu, non mi viene più il termine. Sugli autotrasportatori, dopo lascio la parola a Ira perché è un'altra responsabilità di come si comportano gli autotrasportatori, e di ieri, se ci sono dei problemi che tu hai segnalato, loro ci risponderanno come pensano di intervenire. Sui rifiuti intorno ai cassonetti sappiamo che ci sono, ci sono adesso, ci saranno anche dopo, quindi non è che questo sistema qua vada a in qualche modo a risolvere questo problema. Questo problema qua si risolve solo con la maggiore civiltà dei cittadini e con il buon senso dei cittadini che vedono qualcuno appoggiare rifiuti fuori dai cassonetti che gli dicono che non è il posto, la terra, cioè il suolo, non è il luogo dove mettere i rifiuti, ma devono metterli nei cassonetti e non per terra. Quindi bisogna continuare a insistere, rompere scatole, insistere e poi segnalare alla polizia municipale se sapete che qualcuno normalmente ha dei comportamenti non corretti. C'è poco da fare, non ci salutiamo. Anche i corsi di educazione. Mi piacerebbe fosse possibile fare i corsi di educazione, il problema è che verrebbero quelli già educati. Quando facciamo le iniziative come queste,
vengono quelli che già sanno e già lo fanno per avere confermata il loro buon senso, quello che fanno per rifinire alcune cose. Quelli che buttano i rifiuti fuori non sono in questa sala e sicuramente non saranno nell'iniziativa che faremo il 1° febbraio a famiglie. Per questo non vedono, con questi è difficilissimo arrivarci. Ci si arriva secondo me solo con la polizia municipale facendogli delle sanzioni. Però il problema è che non possiamo mettere un vigile, come ben capite, in ogni cassonetto 24 ore su 24. Non possiamo, non ce lo possiamo permettere, per cui cercare di fare quello che si può. Però è una materia molto difficile e complicata, però secondo me bisogna insegnare da piccoli il buon uso della cosa pubblica. Noi stiamo cercando di farlo con le scuole. Voi lo fate come nonni, come genitori, con i vostri parenti. Se tutti ci sforziamo a far sì che le nuove generazioni siano un po' migliori di quelle vecchie, di quelle anche da metà, non dico vecchie ultra settantenni, ma anche dei 30, 40 anni che spesso hanno comportamenti sbagliati, facciamo un piacere a tutta la collettività. Ferdinando chiedeva informazioni su come fare la differenziata. Allora, questo bellissimo opuscolo qua, che ne ho poche copie, ma vi verrà consegnato a casa. C'è praticamente quello che va messo nella carta, con scritto sì, e quello che non va messo nella carta, per cui i brick del latte, faceva l'esempio del Tetra Pak del latte, vanno messi nella carta, e qua c'è scritto. Per cui basta leggere questo qua, perdere 10 minuti, un quarto d'ora per leggere un po' qua, o se avete dei dubbi, qua c'è scritto tutto. Per cui vi viene consegnato a casa questo bel librino qua, compresa anche che fine fanno i rifiuti, per cui qua c'è tutto il ciclo della carta, cioè che viene messo nella cartiera e torna nuova carta, per cui è fatto molto bene, sintetico e potete leggervelo, sarà fatta in questo in più lingue, quindi anche gli stranieri che non parlano italiano avrà la possibilità di leggere queste informazioni. E quindi sul DEP che vi verrà consegnato troverete tutte le informazioni su come fare bene la differenziata e anche cosa portare all'isola ecologica, che vedete lì, io l'ho scritto in rosso, non so quanto sia leggibile, però anche l'isola ecologica, ricordatevi che è un altro, è insieme ai cassonetti, l'altro presidio per conferire in maniera corretta i rifiuti a Spinalberg, quindi usate l'isola ecologica. Vignali diceva che i sandroni sono da punire, sì, sono d'accordo, il problema è trovare i vari sandrone, perché i sandrone agiscono quando non c'è la polizia municipale, agiscono quando non c'è nessuno. Ed è difficile, come dicevo prima, che 24 ore su 24 non riusciamo a presidiare tutti i cassonetti. Ci proviamo, ma non è facile trovare chi ha comportamenti scorretti. Quelli di via Fabriani passano per andare sul ponte, si fermano un minuto, lasciano lì l'oggetto ingombrante e poi vanno via. Con le telecamere possiamo prenderli, altrimenti non riusciamo a fare in modo di beccare queste persone incivili che compiono questi atti incivili e indecenti. Quindi è molto difficile colpire i sandroni, però ci proviamo. I bidoni chiusi, allora sui bidoni chiusi è vero, però diceva se non ha la tessera aumenta dei rifiuti, ma il cittadino che ha la tessera di spina aperta, il bidone non è chiuso, è sempre aperto, per cui basta che apra un altro bidone se trova pieno quello che ha davanti a casa, quindi quello non è un problema. Se li butta nel fosso, io dico i rifiuti purtroppo nel fosso li buttano anche adesso, li buttano in Panaro, li buttano in tutte le vie di campagna, abbiamo i fossi pieni di rifiuti, sappiamo benissimo che purtroppo questo problema c'è. È difficile, come vi dicevo, risolverlo, però c'è e lo sappiamo, ma non è con questi cassonetti chiusi che lo risolviamo o lo miglioriamo o lo peggioriamo. Purtroppo c'è chi butta il rifiuto dal finestrino, lo fa sia che ci sia il cassonetto chiuso, sia che sia aperto, sia che ci sia porta a porta, quindi non è il sistema di raccolta di rifiuto che cambia, è la mentalità di questa persona che praticamente ha un qualche tarlo per cui non considera importante l'ambiente in cui vive, pensa solo forse all'interno di casa sua, ma quando esce considera la cosa pubblica una cosa che si può tranquillamente sporcare. Questo è un problema serio, grave, e non so se in aumento o diminuzione, ma più o meno è costante a Spinalberto, e dobbiamo cercare di reprimere questi comportamenti, ma vi posso garantire che è abbastanza difficile. La signorina parlava della forzatura dei cassonetti. Questi cassonetti qua non sono come quelli che ci sono adesso con le bocche tarate, hanno proprio un perno che impedisce l'apertura, cioè bisogna fare uno sforzo molto maggiore rispetto a aprire, come ha visto lei fare, quelle della carta, che si possono con un po' di forza aprire. Qua bisogna proprio rompere un perno che viene fermato, un perno in ferro, bisogna tranciare quello, quindi ci si può fare, non è impossibile farlo, però sarà molto più difficile aprirli. Però si può fare, si può fare qualsiasi cosa, quindi non esclude qualcuno che provi a fare un cassonetto. Visto, secondo me, che non ha un grosso beneficio, sono quello di mettere il rifiuto dentro al cassonetto, fa prima appoggiarlo fuori e non dovrebbe scassinare il cassonetto, però
faranno fatica, insomma, non è così facile aprire perché c'è un perno che impedisce l'apertura, quindi o rompe quel sistema lì oppure il cassonetto rimane chiuso. Quindi ho risposto a tutto, c'è qualcosa che mi sono dimenticato. Io mi piacerebbe sapere da voi anche sull'isola ecologica se va tutto bene, se ci sono trovato dei problemi, perché... Sì, molto bene, io la pratico e anche il signore che c'è la tiene molto in ordine. Pensiero condiviso, c'è qualcuno che ha avuto dei problemi di isola ecologica, è importante saperlo. Se le cose le sappiamo cercate di risolvere, se nessuno ci dice che ci sono dei problemi, io ci vado spesso a girare l'isola ecologica e ho visto alcune cose che non mi piacciono, le ho segnalate, però ce ne avete delle altre, perché lì è un punto importante, noi vorremmo dare sempre più importanza nel sistema della gestione dei rifiuti alle isole ecologiche, perché lì è un punto in cui si possono portare rifiuti, come vi dicevo, che devono essere portati solo lì, e vorremmo aumentare il lavoro delle isole ecologiche, cioè quella persona che c'è è in gamba, ma vogliamo che lavori di più. Io quando ci vado, la tessera varrà anche per il sistema di dei punti, quindi la stessa tessera vi scriverà anche per il sistema dei punti. Quando ci vado vuol dire che cosa ho. Giusto, devi vedere. Tu, che... lui lo comprare. Certo. Il fosso, ho presente. Sì. Non c'è mai un vigile che gira lì andare a guardare vetro, mussolotti, scatoloni di tutto c'è lì dentro, borse di plastica lì, ogni tanto un vigile andare a vedere e metterci un cartello che ci sono i bidoni da mettere dentro. Velocemente, poi passo la parola a Era. Il fosso che dice la signora.